Noi siamo in compagnia di Giampaolo Galli di Università Cattolica, Osservatorio Conti Pubblici Università Cattolica. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Buon pomeriggio, grazie a voi. Ecco, le volevo chiedere appunto questa polemica con i licenziamenti, nata naturalmente perché comunque è presentata da Orlando in ritardo rispetto al secondo lancio di sostegni bis di 40 ecco, miliardi di euro. È un giusto compromesso? Ma dunque, intanto bisogna dire, forse è utile per i nostri ascoltatori, che l'Italia, assieme alla Grecia, è uno dei pochissimi paesi che ha introdotto il blocco dei licenziamenti. Gli altri paesi non lo hanno fatto. L'altra notizia utile è che noi abbiamo perso sostanzialmente fra gennaio 2020 e gennaio 2021 un milione di posti di lavoro malgrado il blocco dei licenziamenti, quindi più o meno come li abbiamo persi come gli altri paesi. Hanno perso il lavoro i lavoratori autonomi, i contratti a termine, non sono state fatte le assunzioni e quindi alla fine. L'altra cosa è che non si può tenere un mercato del lavoro bloccato. Cosa facciamo? Teniamo il blocco dei licenziamenti all'infinito, e se facciamo questo poi più ritardiamo, più l'effetto, diciamo, di rimbalzo può essere pesante. Quindi a me sembra che questa posizione, diciamo, il compromesso che è stato trovato sia un compromesso ragionevole. Se tu usi la cassa integrazione Covid non puoi licenziare, altrimenti puoi anche licenziare. Naturalmente l'Italia non è un paese senza ammortizzatori sociali, ci sono gli ammortizzatori sociali, c'è il sussidio di disoccupazione, capisco che non è alto, si può pensare anche di aumentarlo se ci sono le risorse, ma pensare di tenere il blocco dell'economia congelata per un anno e mezzo e magari per due anni mi sembra poco ragionevole, francamente. Questo è assolutamente così, poi naturalmente Mario Draghi lo ha detto, abbiamo sentito la sua conferenza stampa proprio settimana scorsa durante la presentazione di El Sostegni 2, che la miglior ricetta sono proprio le riaperture, però abbiamo visto comunque la proposta di Orlando come dire, accettata con grandissime polemiche anche all'interno della maggioranza, quindi giusto per capirci, i sindacati, ciò che stanno dicendo, ovvero che il messaggio è sbagliato, non è proprio così? Sì, anche a me sembra, che il messaggio sia quello giusto, insomma, che bisogna, con un po' di gradualità, ma bisogna uscire dal blocco dei licenziamenti. Il sindacato adesso punta a due mesi, poi altri due mesi, poi altri due mesi, e, insomma, io capisco la paura che c'è, naturalmente. Tenete però conto anche che, diciamo, le procedure di licenziamento, qui si tratterebbe sostanzialmente di licenziamenti collettivi per motivi economici, sono tutte procedure che richiedono tipicamente l'accordo del sindacato, quindi non è che ci sia il licenziamento ad libitum, come ha scritto qualche giornale, da parte delle imprese. Ci sono degli esodi che sono concordati con il sindacato. Allora, intanto parliamo dei primi 100 giorni di Mario Draghi, abbiamo fatto il punto per i primi 100 giorni di Joe Biden ed era giusto farlo anche con la situazione con il nuovo governo, perché comunque Mario Draghi è stato una certezza e lo è ancora a livello proprio europeo, a livello di Unione Europea, però c'è anche da notare che proprio all'inizio, almeno a febbraio, quando abbiamo visto la nuova amministrazione Draghi, c'è stato un impatto immediato soprattutto per quanto concerne il mercato obbligazionario, che però in questo istante sembra che svanisce almeno leggermente. Siamo allo spread, il differenziale tra il BTP e Bund, sempre il decennale a 113 punti base, invece il decennale italiano allo 0,96, è tornato sotto quota 1%, che sicuramente è una quota piuttosto importante. Però le volevo chiedere, questo effetto
l'effetto Draghi sta sparendo un po' sui mercati sempre. Ma bisogna sempre avere in mente quale sarebbe lo scenario alternativo. A parità di sostegni, di deficit pubblico, di debito pubblico, di tassi di crescita, con un diverso Presidente del Consiglio avremmo uno spread più basso. Io ne dubito, credo che, diciamo, Draghi sia la migliore possibile garanzia per i mercati e per i nostri partner europei. Credo anche che vada detto un'altra cosa, credo che sia la migliore garanzia per gli italiani, perché insomma, si prende la persona che è più stimata, e non c'è dubbio che Draghi è stimato anche dall'opinione pubblica italiana, dalle persone, dagli elettori italiani, in un momento che è di straordinaria difficoltà, perché insomma sì, stiamo uscendo, ma stiamo uscendo con delle ferite terribili, con centinaia di migliaia di microimprese che hanno chiuso, con 1 milione di posti di lavoro che sono stati persi, con 1 milione di poveri in più, quindi con una situazione economica e sociale che è estremamente difficile. E quindi sapere che al timone ci sta una persona di grande saggezza, accortezza e molto stimata è assolutamente fondamentale in una situazione del genere. Infatti la mia seconda domanda era qual è la sua valutazione, soprattutto rispetto naturalmente alla precedente amministrazione, se vogliamo chiamarla così, ovvero il Conte bis, però dalle sue parole già capisco che comunque la sua valutazione è molto positiva. Alcune persone magari dicono che non è cambiato più di tanto anche a livello del recovery, addirittura che sì, ci sono stati dei cambiamenti, ma non troppo marcati. Ma Cioè, lei è d'accordo o meno? diciamo, io non demonizzo affatto il Conte bis, demonizzo il Conte 1, quello è stato un pessimo governo, uno dei peggiori governi della Repubblica, ma il Conte bis non mi pare, è stata una svolta U rispetto al precedente governo, dal punto di vista della politica estera, del rapporto con la Cina, con la Russia, con i partner europei, con gli Stati Uniti, dal punto di vista della politica interna, dell'immigrazione, eccetera. Detto questo, credo che avere Draghi è comunque, anche se i cambiamenti magari non sono fondamentali, credo che Draghi abbia avuto accortezza politica anche, insomma, ci vuole anche un po' di accortezza politica nel capire che tu hai nella tua maggioranza, come maggioranza tra l'altro in Parlamento, i 5 Stelle, perché valgono ancora i risultati delle elezioni politiche del 2018. Quindi i 5 Stelle sono la componente più importante e loro avevano fatto un certo piano di ripresa e resilienza. E, insomma, Draghi non poteva cambiarlo completamente. Però attenzione, cioè, ci sono le 2000 pagine di schede, quelle sono le cose vere, sono i progetti, con i target e i milestone, come li chiamano alla Commissione europea, e tutta quella roba lì è la cosa, è la ciccia, è la polpa, e di quello non c'era traccia diciamo, nelle elaborazioni del precedente governo. Ed è su quello che noi verremo giudicati, cioè su ogni progetto, stadi di avanzamento, erogazione dei soldi, quindi quello è la cosa importante, ed è importante avere poi quel sistema di controllo, monitoraggio fra Palazzo Chigi, Ministero dell'Economia e i ministeri competenti, che è stato messo in piedi nei giorni scorsi.
Allora, possiamo però tranquillamente dire che sicuramente una cosa rimane uguale, e cioè il debito pubblico, che molto probabilmente è proprio ciò che disturba anche i mercati, in particolar modo il mercato obbligazionario, perché è abbastanza strano che i rendimenti dell'Italia sono più alti rispetto, sempre parliamo del decennale, ecco, ecco, rendere un po' più facile il quadro per i nostri telespettatori, però il decennale italiano, il rendimento è più alto sia da quello spagnolo che da quello greco. E quindi molto probabilmente uno dei fattori per questo fatto è il debito pubblico che credo ha sfiorato i 2.651 miliardi di euro proprio quest'ultimo mese. Le volevo chiedere, lei è preoccupato sotto questo punto di vista? Perché Draghi dice naturalmente sempre concentriamoci sulla crescita, però comunque il debito rimane. Dunque, se con le riforme, io non credo che gli investimenti del PNRR ci possano, possano dare un grande slancio alla crescita. Credo di più, naturalmente, quegli investimenti sono utili nel breve termine per rilanciare e sostenere la domanda, ma quello che conta è una crescita sostenuta nel corso degli anni, e quella credo che ce la possano dare le riforme. Questa è la cosa sulla quale punta, lo ha detto il presidente Draghi, però non basta la crescita, bisogna che ci sia la crescita e che i proventi della crescita, in termini di maggiori tasse, cioè di maggiore gettito dell'imposta perché c'è un PIL più alto, non vengano spesi, cosa che fino adesso invece non è successa. Fino adesso ogni volta che c'era un po' di gettito da utilizzare veniva immediatamente speso. Fa tutta la differenza se il gettito viene speso oppure il maggior gettito viene risparmiato per ridurre il debito pubblico. Questa cosa forse andrebbe detta in maniera piuttosto chiara agli italiani, perché c'è un po' l'idea che qua adesso si può spendere tutto quello che si vuole. No, si può spendere e si deve spendere adesso per sostenere l'attività economica, perché ancora ci sono, c'è molta gente che soffre per l'epidemia. E poi però bisogna un po' tirare i remi in barca, e questa cosa va detta. No, assolutamente sì, anche perché non si può spendere per sempre, però da quello che comprendo, almeno io, è che lei rimane abbastanza ottimista, giusto? Ma insomma, penso che questa sia la situazione politica migliore possibile, perché c'è una grande coalizione, ci sono quasi tutti i partiti che stanno al governo, è stato superato il populismo che era veramente, diciamo, la negazione, gente che non si preoccupava del debito pubblico, pensava di poter spendere senza limiti e così via. Detto questo, la situazione dell'Italia è molto difficile perché è da 30 anni che non riusciamo a crescere, quindi la svolta che si richiede è davvero molto radicale. Assolutamente sì, speriamo di averla con il nuovo Recovery Fund, che è il progetto più importante non solo per l'Italia, ma anche per l'Unione Europea. Tra l'altro si parla sempre di un'Italia sempre più digitalizzata e sempre più green. Io intanto la ringrazio, Giampaolo Galli, Osservatorio Conti Pubblici, Università Cattolica. Grazie mille per essere stato con noi e buon proseguimento. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederla, alla prossima.